Lunedì 12 settembre, buon pomeriggio da Silvio De Toma con un notiziario interamente dedicato ai primi bilanci del turismo regionale. Anche quest'anno la Puglia si conferma regina dell'estate, nonostante i rincari energetici e la pandemia. A confermarlo l'assessore regionale Gianfranco Lopane. Il mare resta la meta principale per i turisti, dalle coste del Gargano alle spiagge del Salento. Immancabile la vacanza green, con la scelta di agriturismi e masserie. Sul fronte del turismo crocieristico e boom nella regione per i porti di Bari, Brindisi e Taranto, in cui si è registrato un forte aumento. Grande afflusso di turisti anche negli aeroporti di Puglia, con il record di 1 milione di passeggeri. Numeri previsti in crescita con l'aggiunta del nuovo aeroporto di Foggia da fine settembre. In particolare, quest'estate, si è puntato sul turismo internazionale, vittima della situazione post-chiusura a causa del Covid-19. Non è mancato il turismo di prossimità nazionale, sempre presente da ogni regione italiana. Il turismo incide per il 14% sul PIL della Puglia e rappresenta il 20% con la cultura. Un fiore all'occhiello per la regione, per cui si sta pianificando un nuovo piano strategico del turismo che arrivi fino al 2030, oltre alla modifica della legge regionale ancora ferma al 99. Bisogna lavorare per restare competitivi, nella consapevolezza che abbiamo una fortuna tra le mani, ha dichiarato l'assessore Lopane.